Ok, ci dice come sempre you are live, quindi ci siamo, ci ha mandato in diretta in questo momento, controlliamo un attimo un po' di cose, cioè controlliamo che sulla pagina come sempre sia partito, così siamo sicuri, non facciamo figuracce, ci pare di sì, eccoci qua. Allora, tutto fatto. Benvenuto innanzitutto a Corrado De Rosa, grazie per questa partecipazione a Nuori in Villa, benvenuto. Grazie a voi, grazie, ben trovati. Allora, noi avevamo una promessa di tanto tempo fa, in realtà, di organizzare qualcosa quando uscì questo, perché come vedi sono preparatissima. C'è anche questa piccola chicca che, insomma, volendo ne possiamo anche dire due cose, però possiamo, la cosa da dire soprattutto è che innanzitutto ci ha fatto conoscere, e poi era l'apertura della Nero Rizzoli, quindi sei stato un po' l'apripista di questa collana. In realtà, prima di me erano usciti Enrico Pandiani e Bruno Morchio, che sono due maestri, naturalmente. E forse ero l'unico, il primo che non era ancora uscito con Nero Rizzoli, con Rizzoli. Sì, comunque sì, era una specie di esordio. Sicuramente era il primo esordiente in narrativa, perché prima avevo scritto per lo più Saggi. Esatto, quindi questa era una grande prova di giallo noir, insomma, una cosa poi molto particolare, perché deriva tutta dal tuo lavoro, cioè l'idea comunque veniva di base da uno psichiatra, psicologo. Psichiatra, sì, in realtà possiamo dire che tutto deriva un po' dal mio lavoro, nel senso che un po' tutto il lavoro che ho fatto dal punto di vista dei racconti sia narrativi che della saggistica, che poi in realtà è una saggistica che cerca di essere il più narrativo possibile, nasce dall'idea che, essendo io uno psichiatra e occupandomi sostanzialmente di quello di cui scrivo nei libri, ci sono molte vicende che, insomma, tradotte dalla realtà in una chiave verosimile per il racconto, invece molto rigorosa per i saggi, mi dà molto materiale e molte storie su cui ragionare e lavorare, mettiamola così. Quello sicuramente. E invece oggi parliamo di questo, andiamo a vedere bene bene, e questo invece è un saggio, ma a noi ci interessa particolarmente perché il sottotitolo è La follia tra crimini, ideologia e politica. E quindi un saggio molto denso e pieno di notizie, che però per chi scrive gialli e noir, più che per chi legge, può essere una lezione anche importante su come poter gestire poi i propri personaggi, partendo dalla realtà, perché logicamente questo è un saggio su cose realmente accadute. Da un po' la linea di, e l'hai fatta la diretta, da un po' la linea di Lucarelli, no? Perché ci sono alcune cose che forse abbiamo già appreso con il suo lavoro. Tu però di quel suo lavoro ci mostri la parte, diciamo, psichiatrica di quello che può essere il criminale o il criminale politico. Da dove parte l'idea di creare questo tipo di saggio? Ma guarda, l'idea è questa. Sostanzialmente Italian Psycho è il racconto dei mille modi attraverso cui la follia, perché io per lavoro faccio questo, mi occupo di follia, è entrata nelle pagine della coscienza sporca dell'Italia, cioè nelle storie più disgraziate del nostro paese. Quindi la mia idea non era tanto il racconto sui personaggi che hanno avuto la ribalta mediatica, per intenderci, la Cogna Vetrana, ma vicende che hanno a che fare con i rapporti con la politica, col crimine organizzato, col terrorismo. E poiché il filo conduttore di questa storia erano vicende che per quella parte della storia d'Italia erano tutte quante tutto sommato ben impresse nell'immaginario della persona, cioè i protagonisti di questa storia sono persone che conosciamo tutti: Pasolini, Ariac Shah, Aldo Moro, Michele Senese, che è uno dei boss di Mafia Capitale, Bernardo Provenzano, e Piero Valpreda, insomma personaggi che, di cui abbiamo sempre sentito parlare. L'idea era: vi racconto una storia di persone che sono conosciute, ma in modo laterale, cioè raccontandovi come la follia, che è uno strumento un po' scivoloso e che viene un po' utilizzato per ottenere vantaggi giudiziari o per delegittimare dichiarazioni sconvenienti oppure per diventare proprio strumento di trattativa state e mafia, è entrata in queste vicende. Chiaramente il problema era questo, che un po' perché l'editore Minimum Fax naturalmente ha una
storica e gloriosa tradizione narrativa e ma di grande attenzione alla scrittura, un po' perché proprio mi interessava l'idea di abbattere la diciamo la rilettura tecnica delle vicende. Io ho provato a capovolgere l'angolo di visuale, cioè a partire dalle storie di queste persone, quindi a seguire un'evoluzione che fosse quanto più narrativa possibile, cioè insomma il tentativo è quello di trovare l'arco di trasformazione, di trovare i punti di svolta, di ragionare su aspetti che sono quelli che magari ti vengono incontro quando scrivi un racconto, quando scrivi un romanzo, che potessero appunto però essere delle piccole storie universali tenute insieme da questo filo conduttore. Questa è stata l'idea da cui sono partito. Sì, per quanto riguarda la scrittura, effettivamente, diciamo da primo approccio che posso avere o aver avuto, quando si costruisce comunque un personaggio negativo, diciamo così, quindi o il cattivo della situazione, o perché lo devi creare, no? Se vuoi fare un giallo, un noir, hai bisogno del bene e del male. Certo. E quindi mi hai un po', diciamo, aperto, no? Un sipario su quello che poi è la parte effettivamente psicanalitica, non psichiatrica, proprio psicanalitica di un personaggio negativo. Perché la follia è ampia, cioè un discorso in realtà molto ampio, però poi tu metti anche l'accento su il criminale è un criminale prima che essere un folle. Quindi quella è una cosa che mi ha, no, come dire, cambiato un attimo la prospettiva. Guarda, visto che l'incontro sta prendendo questa piega che ha a che fare un po' con i dietro le quinte della scrittura. Perché più che altro te lo dico perché, sai, Noir in Villa campa certo. sui romanzi, quindi molto, magari certo. Al pubblico diamo anche questo, quindi non solo sì. Poi... Stavo entrando proprio in questo discorso, proprio perché mi piace questo tema. Allora, la questione fondamentale per me era questa. Io lavoro con una mole di materiale giudiziario, no? Perché quando tu approcci a un saggio, approcci a un romanzo, hai una differente ricerca della giusta distanza. E il romanzo che tu hai fatto vedere in apertura, che è L'uomo che dorme, è una commedia nera, ma il protagonista è uno psichiatra, ed era il primo romanzo che ho scritto. In realtà poi l'anno prossimo uscirà il secondo. Però il problema principale qual era? Quello di prendere le misure emotive del personaggio. In ogni personaggio di un romanzo c'è una parte di te, non c'è niente da fare, che la dissemini a destra e a sinistra. Infatti quando ci sono gli incontri in cui ti chiedono ma quanto c'è di te dentro il personaggio? Beh, ma c'è di te anche nella lista della spesa che fa al supermercato, quindi è chiaro che c'è tantissimo di te, solo che lo diluisci, lo distanzi, prendi qualcosa, non la prendi. Poi è chiaro che un protagonista che faceva il stesso lavoro, che ti fa per la Salernitana, e come abbiamo detto il calcio è una cosa che ci interessa, ma soprattutto che insomma viveva la stessa mia esperienza professionale, quindi con un campo di lavoro un po' particolare, e chiaramente c'era bisogno però di evitare il racconto biografico e di evitare chiaramente, come dire, un appiattimento verso una vicenda di vita che non mi interessava raccontare. Quindi è un lavoro molto caldo, però con una ricerca bibliografica più meno complicata, cioè la parte dei documenti, eccetera, eccetera. Il saggio invece è una complicazione diversa, cioè il fatto che, soprattutto quando ti occupi di inchieste come questa, che mettono insieme terrorismo, mafia, politica e figure insomma, che in qualche modo hanno rappresentato una parte più o meno nobile del mondo pubblico, dello Stato, eccetera, eccetera, la difficoltà è trovare il buon equilibrio tra la fonte, il materiale, la sentenza, quello che ti chiedono, insomma, che ti propongono, c'è chi ti dice che ha quella storia che è proprio la più importante di tutte, tu devi vagliare la verosimiglianza, la verità, anzi, di quello che racconti. Quindi il problema è più freddo, però più complesso da questo punto di vista, cioè del rigore metodologico da utilizzare. Qui c'era una variabile in più, cioè il fatto che avere tutta questa enorme mole di documentazione giudiziaria su cui lavorare rischiava di rendere molto arido il racconto. Nel senso che avrei dovuto sostanzialmente poi fare un lavoro di inchiesta, ma che diciamo avrebbe rischiato di avere un linguaggio troppo tecnico. Quindi il gioco che mi è piaciuto fare nel raccontare, per esempio, come la strage di Piazza Fontana a un certo punto ha rischiato di essere una sorta di vicenda dovuta a un manipolo di pazzi, perché a un certo punto li misero tutti sotto l'occhio il riflettore della psichiatria, che cosa è stato? È stato, per esempio, prendere, non so, delle
delle sommarie informazioni, oppure delle domande, oppure delle postille o note all'interno degli atti giudiziari e renderle racconto, provare a contestualizzarle, riprendere i contesti in cui stavano, che cosa vedeva Valprede in quel momento, che cosa mangiava in quel momento, che cosa stava succedendo nella sua testa rispetto all'idea che sarebbe venuto un medico a visitarlo e a vedere se, insomma, quella testa ci stava oppure no. E quindi, chiaramente, da questo punto di vista ho cercato poi di utilizzare la cornice che è quella di una narrazione che sia più visiva possibile. Ecco, questo è stato il tentativo. Poi non lo so se ci sono riuscito, però ci ho provato. Ecco. No, sicuramente sì. No, più che altro perché se fosse stato tecnico, troppo tecnico, ti avrei detto, corra, lasciamo perdere, perché logicamente no, ho paura che neanche mi capiscono, cioè, ma poi non l'avrei capito neanche io. Invece diventa non un saggio vero e proprio, quindi come giustamente dici tu, tecnico, in cui magari ci possono essere troppe argomentazioni non comprensibili per chi non è del campo, ma in realtà è il racconto di eventi accaduti a personaggi di un certo tenore, che però se uno non li sa ti lasciano sconcertato. Ti dico la verità, la storia di Pasolini io non la sapevo messa in questo... vista da questa prospettiva, sì. No? Perché logicamente tu cambi anche la prospettiva utilizzando la psichiatria. Faccio un esempio, un X dei vari personaggi che compie ovviamente un atto illecito, quindi che può essere Valpreda con la bomba di Milano, eccetera, lo si vede, lo si è visto, come dicevo, no? nella parte di Lucarelli come criminale punto. Quindi si vede l'atto in sé e il risultato dell'atto, quindi no, la valigia alla banca, la bomba, è un criminale, galera, punto. Tu invece ovviamente fai un discorso più ampio da un'altra prospettiva, quella medica, diciamo così, o comunque quella dello psichiatra, e quindi ci racconti, questo lo dico perché logicamente ci segue, ce lo racconti con un'altra prospettiva che diventa ancora più interessante in realtà per chi ha voglia di conoscere i fatti, è perché, come dicevo, il discorso di Pasolini, ma chi lo sa veramente se non accede agli atti e se non c'è un giornalismo che te lo racconta in che cosa è andato veramente incontro? Quindi invece ce lo racconti. Sì, allora... quella è una questione. Ho fatto un paio di esempi, senza farli tutti, perché non incuriosiamo il pubblico. La storia a cui ti riferisci di Pasolini, comunque in soldoni, così parliamo tutti la stessa lingua, riguarda una vicenda in cui lui viene accusato di aver minacciato un benzinaio del Circeo, e di fatto all'interno del processo c'è una carta che, insomma, in qualche modo equipara il suo essere omosessuale ad essere un malato e quindi in quanto tale ad essere un perverso e pertanto necessariamente un colpevole, ok? Questo racconto secondo me è paradigmatico di una questione, cioè di come la diversità, no? Quello che non è considerato, tra virgolette, normale, questa vicenda degli anni 60, venivamo da un'esperienza in cui l'omosessualità era considerata una malattia vera e propria, l'esempio di come la diversità può gettare una luce sinistra su una vicenda ed essere uno strumento, benzina sul fuoco, rispetto a delle accuse che non sono ancora provate, ok? Questa cosa che dici tu, cioè l'idea di raccontare attraverso una visione laterale vicende che conosciamo tutti, nasce dal fatto, da una mia precisa volontà di patto con il lettore. Cioè, il problema che mi sono posto anche quando io ho scritto L'uomo che dorme era questo. Che cosa posso portare io all'interno di un panorama già così saturo e già così autorevole, peraltro, rispetto ad un dibattito sul tema del crimine, ok? Io non ho commissari, non faccio il commissario, non ho una lettura del crimine che sia quella poliziesca, tra virgolette, ma io di crimine mi occupo dal punto di vista psichiatrico, perché il mio lavoro è esattamente quello che racconto in Italian Psych, cioè quello di fare, oltre al medico ospedaliero, le perizie psichiatriche su chi fa finta di essere pazzo, e molto spesso mi occupo di camorristi, mi sono occupato di terroristi, eccetera. Allora, che cosa si poteva portare dentro una discussione già molto accesa, già molto vivace, già molto autorevole? Forse un angolo di visuale che mettesse in luce gli aspetti che sono di mia competenza professionale. Cioè a dire, nella mia professione, la follia, che è questo tema un po' magmatico, anche se vuoi anche un po' letterario, in cui gli psichiatri sembrano spesso troppo filosofi per essere medici, troppo medici per essere filosofi, insomma, c'è questa visione
se vuoi, l'anima romantica di questa roba qua. E invece in realtà è diventata qualcosa che ha a che fare con sangue e l'arena, cioè con una questione che nelle aree di giustizia si è discussa e si è dibattuta e che ha attraversato tutte le grandi vicende criminali della storia. Perché se Piazza Fontana, come dicevamo, è stata la strage che ha rischiato di diventare la ragazzata del gruppo degli anarchici del circolo di Roma, beh, non c'è grande processo di mafia che non abbia avuto i suoi finti pazzi. Perché? Perché la perizia psichiatrica è un viatico verso l'impunità e non c'è sostanzialmente vicenda dell'eversione nera, ce ne sono, certo ce ne saranno, però io ricordo tante di queste vicende che non abbiano avuto le perizie psichiatriche al loro interno, mentre invece, per esempio, nella storia delle Brigate Rosse questo discorso è stato capovolto e sono state rifiutate. Allora io ho cercato di interrogarmi sul perché di queste cose. Proprio cercando un patto col lettore, cioè scegliendo, come ti dicevo prima, personaggi che tutti conoscono, di modo che l'attenzione alla lettura potesse essere un'attenzione che era orientata di più agli aspetti che narrativamente ho provato a portare dal punto di vista tecnico. Se vuoi, questo tentativo era il tentativo che ho fatto anche con L'Uomo che Dorme. L'Uomo che Dorme è una commedia nera, ok? È un romanzo in cui, vabbè, rientra all'interno della categoria del poliziesco, però non ha le stimmate del poliziesco. Perché? Perché non c'è il morto all'inizio, non c'è l'indagine sotto vista e la soluzione, la falsa pista e la soluzione. C'è una vicenda in cui a un terzo del libro io dico chi è il responsabile e lo faccio vedere in azione. Per una ragione precisa, perché la mia indagine non è chi è stato, ma è perché ha fatto una cosa del genere. Ok? Perché io faccio questo. Cioè, o comunque, questa sarebbe la mia competenza, poi magari la faccio male, ma questa è la mia competenza. Quindi qual era il patto in quel caso? Ti do il responsabile, è chiaro che non affino la tua suspense dal punto di vista cognitivo, non gioco su quello con il lettore, ma provo a giocare su un aspetto che ha a che fare invece con un altro tema. Quanto quello che noi consideriamo malattia e follia invece non è normalità? Quanto tra chi è considerato matto e chi è considerato normale ci sono punti in comune? Quanti punti in comune ci sono tra chi è normale e chi è considerato un mostro? Quindi il tentativo è stato quello là, però è chiaro che il lettore di poliziesco che si aspetta una cosa molto precisa, io comprendo anche che su quello non si trovi, cioè nel senso che lo metto in conto questo discorso, capisci? Ecco. Ma il motivo per cui ho utilizzato quello schema narrativo, nel prossimo in realtà lo schema è ancora diverso, è proprio sempre questo, cioè l'idea che anche nel romanzo, ok? Che cosa potevo portare nella lettura del crimine? Il fatto che c'è un utilizzo della malattia mentale che molto spesso è nobile, preciso e puntuale, qualche volta in realtà è un po' più zoppicante, e che forse si poteva provare a raccontare dal mio punto di vista, perché molto spesso nei romanzi di genere la mia percezione è quella che la malattia mentale, insomma, viene un po' malinterpretata, viene un po' riletta attraverso una chiave che è fatta più di luoghi comuni che di aspetti scientifici. Una cosa su tutte, i film americani, per esempio, ci sono molte ricerche su questo, quando c'è un matto dentro un film americano, quasi sempre è violento e colpevole. Bene, però la letteratura scientifica ci dice che in realtà i pazienti psichiatrici sono più vittime che autori di reato. Questo binomio follia-violenza, che per tornare ad Italian Psycho invece è un tema che viene molto sfruttato dai mafiosi, per esempio, è violento, imprevedibile, inaffidabile, eccetera, eccetera. Cioè, questi luoghi comuni sono quelli che poi vengono portati nel racconto, ma in realtà non è proprio così. Quindi è chiaro che poi l'esigenza narrativa ti porta a prendere quella parte di vero che è più utile al racconto, però partendo da una cosa che in qualche modo abbia una sua sostanza scientifica, il raptus, lo sdoppiamento di personalità, sono tutte cose che noi siamo abituati a vedere, ma che praticamente non esistono. Nel senso che il raptus o il disturbo dissociativo di identità, cioè la personalità, quella che si chiama personalità multipla, sono cose così rare che nella comunità psichiatrica sono quasi negate. Ok? Se io faccio il conto di quanti sdoppiamenti di personalità ho visto a cinema, per esempio, e io credo che non tutti gli psichiatri del mondo non avvedranno, messi tutti insieme, quella roba là. Ok? Ok, no, perché effettivamente poi uno, se si mette a leggere veramente tutto quello che esce anche sui giornali, pensa o siamo tutti pazzi o siamo tutti normali, nel senso che siamo In tutti realtà, normali in questa follia. Perché se poi uno c'è si mette a ragionare sopra, no? Quindi, una voglio dire. famosa e bellissima frase che dice: da vicino nessuno è normale. E in realtà, che cosa dice quella frase? Che se tu allarghi il microscopio della psichiatria sui meccanismi di funzionamento, sulla personalità, sul carattere, beh, insomma,
è veramente difficile trovare una persona che sia considerabile normale, ma poi che vuol dire normale? Cioè, nel senso, Bravo. tracciare la linea di confine netta tra follia e normalità è un'impresa contro cui si sono scontrati i più grandi scienziati, filosofi, psichiatri, antropologi della storia, senza riuscirci mai. Tant'è che Italian Psycho si apre con un romanzo, con una citazione di un romanzo esplicita, la citazione, molto bello per me, molto significativo per me, che è L'alienista di Machado de Assis. È un romanzo breve di fine 800 in cui c'è questo psichiatra che è Simão Bacamarte che va in un sobborgo di Rio de Janeiro con la pretesa di studiare l'anima, di comprendere quale sia la linea di confine tra normalità e follia. Finisce per ricoverare tutto il paese. Poi si accorge che se ha ricoverato tutto il paese, il pazzo è lui, e ricovera se stesso e libera tutti. Quindi questo romanzo, davvero molto bello, molto bello, però ci racconta una questione che è uno degli aspetti che cerchiamo in qualche modo di rendere fruibile dal punto di vista scientifico, che ho cercato di rendere fruibile dentro Italian Psycho, perché se vogliamo è anche un po' una riflessione su questo aspetto, cioè non tutto quello che è male è malattia, non è che odio, rabbia, violenza, frustrazione sono elementi costitutivi di un paziente psichiatrico, sono elementi costitutivi dell'uomo, ok? Il fatto che noi ci diciamo, vabbè, ha ammazzato il vicino di casa perché è matto, è un meccanismo consolatorio che per tornare al giallo sa un po' di quel sistema che mette tutto a posto, no? Cioè, della soluzione del caso con lo scioglimento è matto, vabbè, io non sono matto, a me sta cosa non può mai succedere e la risolviamo così. Però a ben vedere, a parte gli addetti ai lavori, insomma, quelli che non fanno questo mestiere, insomma, per loro la follia per definizione non si spiega. Quindi etichettare come comportamento di un pazzo una cosa che non capisci è, insomma, rinunciare ad affrontarla, a comprenderla e in qualche modo dirsi che va tutto bene, che è tutto a posto. Sì, io mentre leggevo, innanzitutto dico a tutti di leggere l'introduzione perché a volte si salta e invece qui c'è spiegato praticamente il romanzo, cioè il romanzo, il libro e quello che andrete a leggere dopo, perché poi alla fine è un vero e proprio racconto. E mi sono ricollegata un po' al fatto che sia darsi una giustificazione di quello che succede. E anche per l'umana comprensione, no? Cioè comprendere nella maniera più rapida, più veloce e più semplice, ma è solo per ecco, darsi brutto dirlo, il contentino per poi passare oltre. Però è così. Io in realtà sono molto stuzzicata da questa tipologia di libro, non troppo tecnico, ovviamente, ritorno, perché non avrei poi le capacità per comprendere tante cose. Invece questo modo di avvicinarsi così a fatti, persone e personaggi mi piace perché io non mi vergogno mai a dire che ho fatto un periodo di psicanalisi lungo, per cui sono riuscita a tirare fuori delle caratteristiche di me, per cui ecco, tutto il mio percorso arriva anche a queste cose. In cui io mi riconosco, no? Riconosco a me stessa determinate cose e mi dico: sì, oggi posso essere antipatica, me lo devo, o insomma, ho ottenuto una serie di strumenti per cui poi depotenzio, no? Una serie di cose che potrebbero diventare negative o farmi male. A me queste cose, da quando perlomeno ho fatto questo percorso con una psicologa bravissima, tra le altre cose. Ho anche appreso questa serie di strumenti, non li ho solo per me, li ho anche aprendo, diciamo, una serie di canali, mi piace sapere e capire chi ho di fronte. Quindi poi quando leggo un libro del genere è ovvio che sto lì a vedere le virgoline e anche a tornare indietro. Quindi ripeto, leggetevi bene l'introduzione perché è la parte che proprio stavolta si può proprio dire, è l'introduzione a tutto quello che poi si ha dopo nelle pagine. Ti volevo chiedere, qual è stato chiamiamoli personaggi, anche se non sono personaggi, perché ovviamente sono vissuti tutti quanti in veri, ma qual è stato quello che ti ha stuzzicato di più o interessato di più da studiare negli atti, ovviamente anche giudiziari, e poi scrivere nel libro. Questa è una bella domanda. Guarda, a primo acchito ti direi quello su cui non è stata fatta una perizia psichiatrica durante un processo che è durato 72 ore, cioè Aliyev Chah.
di Aliaksha è quello che tenta di ammazzare Giovanni Paolo II, peraltro c'è stato il quarantennale proprio pochi giorni fa. La sua vicenda psichiatrica, tra virgolette, è il primo grande mistero della sua storia. Cioè, a poche ore dall'arresto di Aliaksha sul sagrato di San Pietro, c'è uno psichiatra turco che dice: ma in realtà questo è una persona che soffre di schizofrenia. L'avvocato che lo segue in udienza racconta che soffriva di epilessia, racconta che in Germania avevano fatto un attentato fallito, ma perché dovevano eliminare un pazzo considerato inaffidabile. Richiama continuamente a queste tesi psichiatriche portate all'interno di questa famosa ANSA che esce scritta da sto psichiatra, cioè da questa intervista di sto psichiatra. In realtà Aksha è uno che con la sua follia ci ha giocato, ma ci ha giocato così tanto che alla fine è diventato vittima di se stesso. Perché a riprendere le immagini, le sequenze video, i suoi scritti, i libri, quelli che parlano di lui, i giudici, beh, noi ci accorgiamo di uno che sostanzialmente ha utilizzato la follia come il fu shakespeariano, se vuoi, no? Cioè come uno che o l'ha usata per troncare discussioni o approfondimenti che non gli convenivano, oppure, e da questo punto di vista ricordava un po' Cossiga, se vogliamo, no? Cioè uno che diceva le cose che pensava senza freni inibitori, tanto essendo pazzo, alla fine nessuno gli avrebbe detto niente. Io ci sono delle dichiarazioni fatte con questo sistema da Francesco Cossiga che pensavo che una volta fatte in televisione sarebbe caduto il mondo e invece non succedeva niente, che poi si sono rivelate vere nel tempo. Invece Aliaksha ha usato questo sistema, l'ha spinto ad un estremo talmente forte che poi si è incartato, nel senso che poi non è stato più creduto da nessuno. Lui in realtà ha una caratteristica fondamentale che è molto interessante per i personaggi come lui, cioè il fatto che lui ha una percezione di sé altissima. L'idea di la percezione di grandiosità, il sentire che tutto si riconduce a se stesso, l'idea che lui è al centro del mondo e gli altri vengono sempre dopo, è una delle trame del narcisismo che, se vuoi, è un po' anche la malattia del nostro tempo, la malattia sociale. Però la sua, cioè tutto quello che lui faceva, anche quando diceva cose che sembravano cose dette da un paranoico, c'era sempre un richiamo alla realtà, un richiamo alla ragione, un'adesione a quello che accadeva tutti i giorni. Qual è il punto? Il punto è che proprio perché lui pensava di essere il più grande di tutti, se vogliamo, no? Quello che avrebbe potuto addirittura uccidere Cristo in terra, fallisce. E per un narcisista il fallimento è una cosa drammatica. Quando Wojtyla va a trovare Re Bibbia, Aliaksha, sa perché Aliaksha era arrabbiato? Non era deluso e dispiaciuto perché aveva tentato di uccidere il Papa. Era sgomento per l'idea di aver fallito, all'idea di aver fallito. Perché lui non poteva fallire. E questa dinamica è una dinamica che, per esempio, è stata molto utilizzata dai reclutatori, da quelli che hanno messo Aliaksha sulla via del Papa. Perché? Perché chiaramente un lupo solitario, quello che sia, perché in realtà Aliaksha poi non era un lupo solitario, insomma, è uno che deve avere delle caratteristiche precise, no? Lo mando lì perché ha la percezione di sé grandiosa, pensa di essere il più bravo di tutti, non potrebbe mai fallire. Che cosa vuole in cambio? In cambio vuole un riconoscimento, vuole la gloria. È un dare e avere, ok? Se non che lui che doveva essere proprio quello che non avrebbe mai sbagliato, non avrebbe mai fallito, fallisce l'attentato. Poi, sulle ragioni ci sono mille motivi, ci sono letture complottiste, ma a me non interessa questo, a me interessa specificamente la lettura psicologica di questo personaggio. Ecco, dal punto di vista psicologico, lui è quello che forse è uno di quelli che mi ha incuriosito di più perché ha una trama, se vogliamo, tragica, perché rimane come dire, il matto che alla fine poi non ascolta più nessuno. Una visione interessante, insomma, sempre perché poi tante cose non le sappiamo, ripeto. Questo è quello che restituisce il libro, perché per chi comunque è anche un po' appassionato di tutte queste cose, ci sta, insomma, no? Per chi magari scrive o per chi ci viaggia tra il crimine. E le varie cose di Gialli e Noir, ripeto, questo invita a fare anche altre ricerche e invita per chi scrive, secondo me, a cambiare qualche piccola cosa o anche un po' la visione No, sta domanda mi è piaciuta perché effettivamente, ripeto, poi è pieno di. Io ti ho detto, quello che mi ha colpito di più è Pasolini perché in realtà non lo credevo. E poi mi colpisce questo discorso del
del criminale che poi non è folle, nel senso che tu nell'introduzione un po' lo dici, il criminale è criminale, punto, non è detto che sia per forza Sì. folle. Allora, esatto, non è detto, cioè nel senso, questa è una cosa che, di cui ho parlato a lungo con Giancarlo De Catà. Cioè la questione è questa. Io non penso, cioè il mio racconto è un racconto in cui cerco di scardinare i luoghi comuni sulla follia dicendo, come dici tu giustamente, il criminale è criminale, il matto è matto. Ci sono delle persone affette da disturbi mentali che per colpa dei disturbi mentali commettono reato. Cioè, ci sono delle situazioni in cui un delirio o un'allucinazione, cioè una voce, ti spinge a fare del male, ti può spingere anche ad uccidere, ma è una cosa rara. Io chiaramente accendo il riflettore sull'aspetto opposto. Perché lo accendo sull'aspetto opposto? Quindi perché, da che cosa ti dicevo questa cosa della discussione? Cioè dal fatto che io non voglio che passi il messaggio che tutto è finto e che nessuno sta male, altrimenti non sarebbe credibile il discorso. Allo stesso tempo, se io dico che in carcere si simulano malattie in modo molto spinto, io non posso dimenticare che il carcere è uno dei principali promotori di malattia vera, di sofferenza vera. Se parlo del 41 bis come di un regime necessario, non posso dimenticare che il 41 bis è un regime drammatico per chi vive dentro al 41 bis. Questo non toglie però il fatto che, siccome su questo crinale si sono giocate partite molto importanti per la storia del contrasto da parte dello Stato ai poteri criminali, ho provato ad accendere il riflettore su questo aspetto, cioè quindi su come il crimine è una cosa e la follia è un'altra. Qual è il problema? Il problema è che in questo distinguo non ci sono mai linee nette, non è tutto bianco e nero. Qual è la terza variabile che si inserisce in questo ragionamento, che è quello che fa fare più confusione? Il tema della responsabilità. Perché uno può essere tranquillamente malato, affetto da una malattia anche importante, commettere un reato ed essere capace di capire quello che sta facendo, di prevedere le conseguenze di quello che sta facendo, di comprendere che sta facendo una cosa che non si dovrebbe fare. Ok? Qual è il punto? Il punto è che invece nell'immaginario collettivo la gente pensa che chi ha un disturbo allora in qualche modo è meno responsabile di quello che ha fatto. Questo è un tema gigantesco, perché è un tema che apre tutta l'area legata al libero arbitrio, legata alla consapevolezza di quello che si sta facendo, eccetera. Su questa partita della confusione tra malattia e responsabilità si è giocata molta parte delle vicende che racconto nel libro. Ecco, tornando a Monte, Raffaele Cutolo è uno che ha giocato su questo, i suoi nemici, c'era un famoso boss che era il rivale acerrimo di Cutolo, Umberto Amaduro, che era un consulente di cliniche private e contemporaneamente c'erano le perizie psichiatriche che diceva che parlava con i muli. Il fratello di Nitto Santapaola, Nino Santapaola, che poi è finito matto veramente, ma nel senso, insomma, aveva delle patologie fisiche per cui poi il cervello si è destrutturato veramente, ma per 40 anni ha fatto finta di essere pazzo. Tanto finta che aveva dei certificati che a distanza di pochi giorni dicevano alternativamente che era totalmente fuori di testa e totalmente sano, perché gli serviva il certificato di sanità mentale per avere il rinnovo di patente. Quindi queste aberrazioni sono aberrazioni che poi hanno portato a dei sistemi di cortocircuiti incredibili. Nino Santapaolo, quando stava nell'ex manicomio criminale di Reggio Emilia, ok? Poiché stava al 41 bis in ospedale psichiatrico giudiziario, doveva fare la socialità, ok? Perché per legge è previsto che anche a 41 bis tu faccia la socialità. Gli devono mettere vicino uno che però non ha collegamenti con la mafia. E quindi scelgono un signore che aveva compiuto poco più che un furto di galline, il quale, un povero Cristo, si fa il 41 bis perché deve fare compagnia a Nino Santapaolo. Quindi le conseguenze di questo meccanismo sono conseguenze che possono diventare kafkiane, ok? Surreali, incredibili. E diciamo, alcune di queste le ho raccontate in Italian Psycho. Qui si vede anche comunque quanto è difficile il tuo lavoro, perché adesso che lo spieghi si vedono anche tutta un'altra serie di cose, no? Che ripeto, non è il mio di lavoro, non è quello di magari di chi ti legge, però effettivamente poi quanto viene fuori quanto è difficile veramente riuscire a capire se è la verità, se non è la verità, se effettivamente la persona ha o no una patologia, una malattia o è perfettamente sano. Questa cosa mi manda un po' ai matti, divento matta io, penso a loro, però veramente è un lavoro di è complicatissimo, anche perché poi si entra nella sfera che
che, di quello che non è solo il meccanismo del nostro cervello, ma poi c'è tutta una parte che sappiamo perfettamente che è insondabile. Sì. In realtà, guarda, molto io ti dico, per me è una cosa meravigliosa tutto questo libro, eh? Te lo dico perché per me mi stuzzica da morire. Però mi dispiace tarpare le ali dell'entusiasmo e dirti vai, perché io voglio sapere in realtà gli strumenti che servono per lavorare in questo campo non rimandano al fioretto, cioè a delle sofisticate, complesse ricerche o riconoscimenti da un dettaglio che sembra quasi un po' Lie to Me, un po' CSI, no, serve la sciabola, nel senso che molto spesso le partite si giocano su cose terra-terra. Io una volta ho dovuto visitare un narcotrafficante dell'area vesuviana, il quale diceva di essere anoressico, ok? E diceva di aver perso peso in modo tale da dover uscire per forza fuori dal carcere. Su che cosa dovevo fare la valutazione? Su quanto pesasse. Lui aveva pagato non so quanto e chi per fare in modo che tutte le bilance del centro clinico del carcere in cui era fossero non funzionanti. Cioè non c'è bisogno di cercare, come dire, il particolare sintomo complesso. Non so se mi sono spiegato. Quando c'è... quando Peppe Setola era il capo dell'ala stragista dei casalesi, ok? Quello che fece la strage di Castel Volturno, cioè i nigeriani, sostanzialmente per dimostrare ai casalesi che lui era uno potente, ok? Quindi fa questa strage drammatica a Castel Volturno. Vabbè. Lui per anni si è finto cieco, ma cieco che si diceva che non vedesse dalla punta del naso a, non lo so, a 50 centimetri. Ebbe gli arresti domiciliari, andava in clinica, si faceva le visite in clinica. Quando lo hanno scoperto, lui, cieco, è scappato sui tetti della clinica e poi si è infilato in un cunicolo su uno skateboard per scappare nelle fogne. Cioè, sembra un film. Ma quando è stata fatta la diagnosi di Peppe Setola, lo sai come hanno fatto gli oculisti? Mica gli hanno dovuto fare un approfondimento clinico complesso con macchinari super tecnologici. L'hanno fatto entrare nel centro, nella saletta dei colloqui a Opera. Opera è il carcere di Milano, la saletta dei colloqui di Opera, una delle salette, quella in cui entrati, io la conosco bene, è una saletta piccolina in cui c'è una finestra con una persiana e una porta. Loro hanno socchiuso la porta, abbassato la persiana e messo una sedia al centro della stanza. Il cieco Setola è entrato al buio, ha visto la sedia, ci ha girato intorno e si è seduto. Basta, è finita la cosa. Ok? Quindi questo per dirti, meno si è sai, più cose per la terra. Ma no, perché qui poi scatta anche la furbizia dei personaggi. Cos'è che mi conviene fare? Quella non è follia, quella è furbizia. Certo. Quella poi è far collegare le sinapsi, come dico sempre io, per cui poi arriva la logica e fai un po' di 2+2. Ti racconto un altro aneddoto. C'era un famoso camorrista che gestiva praticamente le raccolte dei pomodori nell'area tra Napoli e Salerno, ok? Questo è uno che per 15 anni ha sospeso i processi e aveva decine di diagnosi psichiatriche che dimostravano che era un tronco vegetale, ma veramente un tronco vegetale. Che cosa era successo? Era successo che lui, a metà degli anni 90, fece un incidente con la macchina. Da questo incidente esitò una piccola lesione cerebrale, ma in una zona del cervello che non è associata a nessuna attività né psichica né motoria, ok? Cioè è una zona franca, mettiamola così. Quindi, da quel momento lui inizia a manipolare, a far scambiare i test neurocognitivi, le lasse della risonanza magnetica con quelle di persone invece che il cervello ci avevano devastato, e non si riusciva a dimostrare la sua capacità di stare in giudizio, perché un altro dei motivi per cui si chiede la perizia, io in Italian Psycho racconto questo quesito attraverso la storia di Piazza della Loggia, il processo di Piazza della Loggia, di fatto questo aveva sospeso i processi da 15 anni. Quando la procura antimafia mi chiede di valutare questo qua, sostanzialmente io, prima ancora di andarla a visitare, chiedo di poter essere autorizzato ad autorizzare intercettazioni ambientali. E quello che doveva essere un tronco vegetale, che non era capace nemmeno di dire buongiorno,
intercettato, parlava con gli amici della badante che gli piaceva e delle partite del mondiale del 2006, mi pare, del 2010, su cui doveva scommettere. Questa è, cioè, non è la fine diagnosi da grande studioso che rileva questi... tu ridi, ma quello è proprio un problema. Ma è detta così fa ridere, perché lo so che fa ridere. No, c'è Alessandra che ci dice quando si dice la realtà supera la fantasia, a me qui sembra che la fantasia supera la realtà, ma la fantasia personale di inventarsi un escamotage per uscire dal guado, insomma, quello mi fa ridere, perché se vogliono possono inventarsi anche le cose peggiori in assoluto, insomma. Sì, però questa prospettiva paride, come si dice. Sai quando poi questo sistema impazzisce? In Italian Psycho c'è un capitolo dedicato a Bernardo Provenzano. Sì. Allora, Bernardo Provenzano ha una storia di cui avevo scritto in precedenti libri. Io ho pubblicato un libro che si chiama Mafia delle gare con una mia amica giornalista che si chiama Laura Galissi, con la quale abbiamo fatto un lavoro che era una sorta di racconto di Cosa Nostra attraverso i suoi veri e finti pazzi. Su Provenzano c'è stato per lungo tempo un tentativo di spingere verso le vie della follia, ma Provenzano era perfettamente consapevole di quello che stava succedendo. Però c'è un momento della storia di Provenzano, che sono gli ultimi mesi di vita, in cui Provenzano è veramente un tronco vegetale, ma in quel caso veramente è una persona con un cervello totalmente ristrutturato, ok? C'è un momento di quella storia, proprio nell'ultimo periodo di vita di Provenzano, in cui bisogna rinnovare il 41 bis. Qual è il presupposto per il quale si rinnova il 41 bis? È la pericolosità potenziale di quello che ha il 41 bis. Ma Provenzano non era capace nemmeno di prendere una medicina e mettersela in bocca. Non era capace nemmeno di prendere un cucchiaio e masticare. Aveva l'amministratore di sostegno, che era il figlio che si occupava delle sue terapie. Quale pericolosità poteva avere un tronco vegetale? La proroga del 41 bis la firma il ministro di Grazia e Giustizia, cioè lo Stato. Lo Stato in quel caso sta dicendo: io rinnovo il 41 bis al boss, non perché c'è un gatto. Che cos'è qui? No, è il mio cane che si è alzato perché è arrivato il padrone. Se la porta rinnova il 41 bis a Provenzano. In realtà, più per paura che i media avrebbero detto il ministro ha tolto il 41 bis al boss, che per l'effettiva necessità di quel 41 bis. Ma qual è la conseguenza? La conseguenza è che quello Stato non lavora per simboli né per paura, ma fa applicare la legge. Che piaccia o no, se Brusca doveva uscire dal carcere, in realtà nel caso di Provenzano che cosa succede? Succede che lo Stato si muove per simboli, e che qual è la conseguenza? Che i detrattori del 41 bis, cioè quelli che pensano che il 41 bis sia una tortura e che vada abolita, in realtà hanno avuto un assist enorme da questo punto di vista. Mentre invece io, che penso che il 41 bis è uno strumento drammatico, ma che è un legittimo strumento che uno Stato che combatte un sistema criminale straordinario deve necessariamente mettere in campo per rispondere in modo straordinario a una criminalità straordinaria, e naturalmente se non agisse per simboli, l'applicazione della legge sarebbe più credibile. Quella è un'occasione persa, quella è una circostanza in cui questo gioco che fa ridere ti fa ridere amaro, perché diventa un meccanismo che ti fa riflettere su quante bizzarrie avvengono e quante potremmo evitarne anche dal punto di vista del circuito legale. Non so se mi sono spiegato. Sì, sì, benissimo. E questa è una cosa bella, che tu ti spieghi benissimo anche quando scrivi. Sì, no, perché il pregio è anche il fatto di avere una scrittura chiara, molto semplice, molto diretta, quindi, ripeto, si fa leggere, non è che uno dice non ho capito, alla fine della cosa non puoi dire non ho capito, questo ti voglio dire, assolutamente, cioè se non hai capito leggitelo. Mi fa piacere, perché io sono sempre ossessionato dal timore di raccontare cose molto pesanti. No, 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 non è vero. E ti ripeto, quello che abbiamo detto all'inizio. Fosse stato molto tecnico, è certo che diventa pesante per chi non è del campo. E quindi è logico che dopo qualche pagina fai, vabbè, non fa niente, leggiamo altro. No, qui ti ripeto, la cosa interessante è quella di vedere sotto un'altra prospettiva cose che comunque in linea di massima sappiamo, o magari o per sentito dire, o perché c'eravamo, magari no, non io per dire, ovviamente non ci potevo essere quando c'era Pasolini, e non ci potevo essere ancora con
Piazza Fontana, insomma, non ero ancora Però nata. ti sorprenderà sapere che, per esempio, ci sono alcune vicende del libro che sono iniziate prima ancora che io nascessi. Io sono del Sì, 75, ho visto le date. ma di cui mi sono occupato io come psichiatra, cioè E pensate. di quali ho lavorato io come consulente dei tribunali. Quindi, E però questo che cosa dice? logicamente tu ci sei dentro, chi non c'è Sì, ma dentro. questo per dire che cosa? Per dire che effettivamente, a proposito di vicende che sembrano lontanissime nel tempo, si discutono ancora adesso. Sono Ancora adesso. vicende che restano invece di grande attualità, ma non attualità perché sono importanti, di attualità perché sono cose che fino all'altro ieri sono state dibattute in aula di giustizia. Sì, assolutamente. Senti, quanto siamo folli noi Voi tifosi. chi? Noi Ah, tifosi e ci metto no. anche te. No, 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 ma okay, questo, cioè, quello è il tema su cui non si negozia. Cioè, chiunque tenta qualsiasi strumentalizzazione della passione per il calcio sbaglia. Cioè, io non accetto proprio la sfida quando mi pongono quando mi pongono questa domanda, ma in fondo sono 11 in mutande dietro una palla, eccetera. Vabbè, ma gliela spiega un tifoso che è così. Ecco, bravo. D'accordo, no? Io dico sempre, è inutile che mi chiedete perché sono della Roma, non è che lo posso spiegare, non si spiega, è una cosa che Vabbè, finisce poi dentro il sangue. Io sono esagerata, sappilo. tu hai la fortuna di aver avuto quest'anno la possibilità di avere un allenatore che più letterario non può essere. C'è un libro su Spiegami. Mourinho che è bellissimo, che si chiama L'alieno Mourinho, di uno scrittore che si chiama Sandro Modeo, che è uno dei libri migliori, secondo me, che ti raccontano un personaggio del mondo del calcio, pieno di citazioni letterarie, te lo consiglio veramente. Che è proprio ti apre uno scenario su questo personaggio che ti farà divertire per tutto l'anno. Che è un Mentre nella folle, Salerno, ovviamente, no? no, 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 che invece sta attentissimo agli aspetti psicologici, cioè ti spiega proprio come si muove con i calciatori dal punto di vista psicologico, come lavora anche e molto dall'angolo di vista della neuropsicologia sugli allenamenti, come li motiva. Guarda, veramente è un bel libro, visto che comunque non è molto noir, per carità, però. Poi potremmo anche discutere dei romanzi noir, gialli o polizieschi in cui c'è il calcio, perché questo è un altro grande argomento su cui potremmo fare proprio una puntata a parte. Sì, quello, vabbè, insomma, ce ne sono di libri, ma non ne ho letti tanti, ma quella sono io che non ne ho letti tanti, di gialli e noir in ambiente calcio, però insomma, come dire, sì, arriva un periodo molto interessante perché forse finalmente dopo anni riusciamo a vedere almeno un lumicino in fondo al tunnel, speriamo, però ci troveremo avversari quest'anno. E beh, certo, la Salernitana vive un momento confuso e difficile perché c'è questa questione del fatto che la proprietà della Salernitana è di Lotito in questo momento, ma l'anno prossimo spero che potremo fare un incontro prima o dopo Napoli-Roma-Salernitana, no? Leggevo che dovrebbe passare al Genero. Ma tu stai aprendo proprio un vaso vabbè. di vipere qua dentro. Amiamo molto lo Tito, sai com'è? Visto che siamo dalla. Ecco, è passato l'altro romanista lì. Guarda che ti si vede. Sì. Chiedo scusa. Noi Meglio siamo un essere. po' così, Va eh? bene, va bene. Sì, questa Noi era anche siamo un una po' cosa politica. cacaroni, questo l'avrei capito. Va bene così, anch'io lo sono. Sì, siamo un po' cacaroni. Sono uno di voi, va bene. Sì, no, se sono le dirette mie, non so, come ti dicevo prima, non avendo una libreria sono da casa, come tutti gli altri poi in questo periodo, però non è che ho veti su, non aprite quella porta, cose di quel genere, qui se serve una casa entrate, perché insomma è una camera da letto. C'è poco da fare. Va Va bene. bene, senti, va bene, abbiamo dette tante. Questo libro lo facciamo rivedere perché insomma merita. Io sono contenta che in realtà tu me l'abbia proposto. Io ho accettato Ma immediatamente certo. perché comunque già ti conoscevo per e mi faccio vedere tutti. Così se volete andarveli a cercare, ve li trovate, ve li leggete perché ne vale sempre la pena. Però io ti proposi di fare una competizione sul calcio, appunto, quindi abbiamo risposto anche a quella proposta iniziale, siamo proprio sul pezzo, va bene così. E che cosa ci porti allora, visto che hai detto
che arriverà un altro No, invece, ma un seguito di stavo. questo, cioè, hai lavorato di nuovo su questi personaggi, Sì, quei quindi. personaggi. Però cercando di fare un lavoro un po' diverso, nel senso che proprio il tipo di scrittura è differente, gli angoli di visuale dei personaggi sono. Insomma, è un po' nuovo il modo in cui l'ho raccontato. Nuovo non per chi legge, nuovo per me che lo scrivevo, nel senso che ho provato a utilizzare il presente, che è un modo che per la commedia, secondo me, è più rapido e più immediato. E poi ci sono cinque personaggi che affrontano la stessa storia da cinque angoli visuali differenti. E mentre nel primo romanzo il tema era appunto la linea di confine, la linea grigia tra virgolette normalità e tra virgolette mostruosità, qui è il racconto della genesi di un delirio. Cioè di come nasce, si sviluppa, cresce, determina poi un comportamento violento, un delirio. Quindi è il Sempre contrario più di quello che interessante. abbiamo detto prima. Scusa? Sempre più interessante, insomma, Ah, sempre. ragazzi. Vabbè, poi ci vuole tempo. Vediamo un'altra cosa, ma sarà sempre con Rizzoli o hai trovato? No, penso che dovrebbe essere Cioè, ci dai la Rizzoli. conferma che insomma A meno che siamo sempre un Rizzoli po' non là. cambia l'ultimo momento. No, parleremo anche con Rizzoli, insomma, aspettiamo. Ma ci vuole ancora molto Aspettiamo. tempo. Vabbè, e senti, siccome tanto a questo punto speriamo di continuare con questi canali, quando esce poi ovviamente sarai di nuovo No, nostro io invece voglio venire ospite. a Frascati perché Italian Psycho è nato proprio, l'idea di Italian Psycho è nata proprio in un ristorante a Frascati. Ma dai, vedi, questo ce lo potevi dire, Perché ce lo lo reduce devi dire. da una presentazione a Colleferro con un mio amico giornalista intellettuale. Il quale chiacchierando, mi disse questa cosa: ma tu dovresti fare un lavoro di questo e mi diede un suggerimento, da cui poi è partito questo lavoro. Infatti, nei ringraziamenti del libro c'è proprio questa citazione del fatto che nasce tra un carciofo e una carbonara in un ristorante di Frascati. Vabbè, Allora sì, niente da fare. Questa volta te la devi fare con noi la cenetta, quindi assolutamente. penseremo noi a deliziarti in uno dei nostri ristoranti di zona. Va buono. Sì, no, molto volentieri. Insomma, poi non siamo così lontani, insomma, non è che Salerno sta dall'altra parte del mondo, quindi quando vuoi siamo Va qua. bene, Allora, grazie infinite per essere stato con noi, per averci raccontato la genesi e il percorso di Italian Psycho, che comunque, cari lettori, vi consiglio vivamente perché, ripeto, non essendoci tecnicismo, ma essendoci un fluire di racconti, lo potete leggere tranquillamente, anzi, vi fate un'ulteriore cultura nel campo. Quindi buona lettura a chi ha partecipato, lo facciamo vedere ancora, ringraziamo anche l'editore che comunque è un'ottima casa editrice, insomma Minimum Fax c'ha una tradizione anche di scoperte che va sempre tenuta sotto controllo. Va bene, Corrado, grazie mille, ti grazie a abbraccio voi, Giulia. forte forte. Fai una cosa, aspettami un attimo, io chiudo la diretta così ci salutiamo a te. Saluto tutti, grazie.